ci sono. E allora come si fa? Una semplice operazione matematica, se ne vincolano più, meno, uguale. Resta una differenza marginale da dover chiaramente erogare alle banche, ma un percorso di compensazione del debito, qui ho veramente spremuto al massimo, molto più complesso nel libro l'ho riportato, un percorso di compensazione parziale del debito pubblico, perché in realtà in larga parte non è nemmeno individuabile nelle tasche di chi sta questo debito, ma da dove è possibile farlo, perché non agire con la compensazione? Ma è chiaro, perché le banche perderebbero una valanga di interessi derivanti proprio dal mantenimento in essere di questo debito enorme. Ora, a fronte di un quadro non certo roseo come quello che ho appena descritto,